Eccoci con Sara Felletti, capocannoniere del Portogruaro Calcio Femminile, con 8 gol. Oggi è stata una partita a rete inviolate, però poteva andare dentro a noi e anche per loro, insomma. Come hai visto la partita? L'ho vista una partita equa, abbiamo combattuto da entrambe le parti, sicuramente potevamo fare meglio, abbiamo avuto qualche occasione, potevamo sfruttare nei migliori dei modi, ma abbiamo avuto qualche giocatrice, compresa me, che siamo tornate a un infortunio di domenica scorsa e quindi abbiamo cercato di recuperare meglio per lo scontro diretto con la prima in classifica. Sì, dagli spalti sembrava che si dovesse aggiudicare la partita ai punti, era in vantaggio il Portogruaro, però poi quell'ultimo tiro sul palo traverso, insomma, che sembrava dentro o non dentro, ci ha fatto sospirare e alla fine, insomma, un risultato equo. È emozione del calcio. Andando un attimo sul tuo rendimento, penso che sei soddisfatto, insomma, capocannoniere, fisicamente come stai e se il tuo ruolo naturale è quello che stai giocando? Sì, il mio ruolo naturale sicuramente non sono al 100%, però comunque non posso dire, cioè, potevo far meglio sicuramente, quello sì. Allora chiudiamo, come ho chiesto al mister, dove volete arrivare? Voi ci credete alla promozione diretta? Ci crediamo, abbiamo la carica giusta. Puntiamo comunque alla promozione e sui playoff sicuramente sì. Sì. Le prime tre. Grazie Sara.